Ciao a tutti, oggi prepareremo lo sciroppo per il raffreddore. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono carote, miele, succo di limone e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le carote che abbiamo sbucciato e tagliato a pezzetti e l'acqua. E azioniamo il bimby per 5 minuti, 80 gradi, velocità 1. Adesso aggiungeremo il succo di limone e il miele. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per un minuto a velocità 8. Riniamo sul fondo del boccale chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per un altro minuto a velocità 10. Riuniamo di nuovo sul fondo del boccale e ripetiamo l'operazione. Quindi chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per un altro minuto, sempre a velocità 10. Lo sciroppo ho preparato per il raffreddore è pronto. Trasferiamolo in un contenitore di vetro, posizioniamolo in frigo per almeno 2 ore prima del primo utilizzo. Sciroppo ho preparato per il raffreddore. Le carote insieme al limone e al miele rinforzano il sistema immunitario e aiutano ad alleviare i sintomi di raffreddore, tosse e influenza. Si consiglia di prenderne un cucchiaio ogni 2 ore fino a un massimo di 5 al giorno per 5-7 giorni. Grazie e alla prossima ricetta!